tutti tra i poteri, la prevenzione l'abbiamo potuto, però quello che ne dico io è perché non riusciamo a capire che sotto l'incidente stradale c'è un meccanismo economico molto importante che gravita. Sto parlando di categorie forensi, sto parlando di perizie, sto parlando di ricostruzioni, sto parlando di tante cosine che gravitano, che mi porta a pensare che non sia stato giustamente considerato una guerra simile, perché noi qua stiamo dicendo tutti la stessa cosa. C'è una guerra sulle strade, che perché vediamo un decapitato da parte dell'ISA sulla, non so, in televisione, si muove, sembra che sia una cosa. Qua abbiamo decapitati giorno dopo giorno, abbiamo 10 al giorno, che cosa succede? Numeri, possibile che nell'opinione pubblica, perché c'è una parte degli organismi di formazione che non riesce a entrare, perché il movimento dei genitori non si può entrare nella gente. Come vede, qua siamo le persone che comunque sono state toccate molto direttamente, cioè, noi tutti siamo lì. La stessa persona, lo stesso individuo che ha una vittima in famiglia, noi parliamo sempre di risarcimenti, ma questa gente qua non vuole i soldi, vuole la possibilità della giustizia, a parte la giustizia, ma anche la possibilità di associare.